Ragazzi, benvenuti qui su Mandra Gaming, il canale più oscuro di tutto YouTube. E oggi ci apprestiamo a provare questa Total Conversion intitolata Cry of Fear, una Total Conversion di un vecchio FPS che ha fatto la storia. Stiamo parlando di Half-Life, ragazzi. Insomma, io onestamente non l'ho mai provato questa mod, quindi però è prima ovunque, ultra premiata, in più è d'horror, quindi proviamola, ragazzi, vediamo com'è. Io onestamente non l'ho mai giocata. Manco un video ho visto, cioè io difficoltà media, facciamo media perché siamo mezza seghe, quindi mezza difficoltà. Non mi piace però rigiochi prima della registrazione, vengono molto più spontanei così. Credo che questa sia la strada migliore, quindi vediamo un po'. Già la musica non mi piace, però vediamo come va. Sono sempre stato solo tutta la mia vita. Per quanto a lungo io possa ricordare, non ricordo come ci si sente, ma mi sono sentito soltanto usato. E io so questo. Being lonely does things to you, non lo so, e ti senti un po' arrabbiato tutto il tempo. Ragazzi, il mio inglese, come avete visto, è il numero uno. Però facciamo finta che siamo proprio madrelingua, abbiamo capito tutto. Tanto ce lo andiamo a tradurre poi dopo. Bene. Non c'è nessuno per strada. Nessuno. Proprio l'atmosfera è delle migliori. Gatto nero. Gatti neri, simpaticissimi. Perché no? Un treno. James Marchant. Resident Evil. No, scusate, deformazione professionale, quindi. Jordi Borema. Ragazzi, l'atmosfera già non mi piace, cioè è di un cupo assoluto sto gioco. Stig Sigdanten! Sto treno esploderà, non so perché. Lasse Ullmann! Aina Aklevik! Un cast di primo ordine, ragazzi. Intanto un bel tuono. Ragazzi, c'è sta musica che. Oh! Cry of Fear! Mi sa che è meglio che non lo prenda in giro sto gioco. Non so perché, ma non ho buonissime sensazioni a riguardo. Anche perché c'ho il volume nelle cuffie, sparato. E ho paura che questa non sia la mossa più adatta. Non c'è manco una stella su sto cielo. Vabbè. Chi è questo? Col cappuccetto all'Assassin's Creed? Questo scommetto che so io. So io, eh? Scrivetemelo nei commenti. Oh, non mi spoilerate nulla, eh? Che se va tutto bene, insomma, qui ci si continua. Poverino, si è messo le mani nel viso, è disperato, gli è successo qualcosa. Cioè, è pure depresso il mio personaggio. Spero di no, raga. Spero proprio di no. Che è sto rumore statico? No, eh. Incominciamo pure qua, eh. Già mi basta Slendy, eh. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Che cazzo? No, aiuta il vecchio. Cosa è successo? Mi sa che. Questo chi è? Carina sta macchina. Vabbè, piaccia a dare una mano, no? Aiutaci! Oh! Ma che sei scemo? L'ha spaccato! No! Beh, questo è il sangue mio, sicuro! E chi è sto pelato?
Quello del pollo Amadori, là. Chi è? Oh, mazza che sei brutto forte, eh. Sta macchina, cioè, c'ha investito e se ne va? Aio, oh, la capoccia. Wake up, alzati. Dopo quei trambi che mi hai dato, oh. No, regà. Take the camera. Prendi la camera. Che è la camera? La cinepre. È una macchina fotografica, la camera. Che poteva essere? Siamo pronti? Ma so io questo. Half-Life 2. Ma questo è Half-Life 1. Vabbè. Allora, ma questo è un sogno? Quasi luna di notte. Lampada su un letto insulso. Half-Life 2. Una foto da Half-Life. Carino. Lampada inutile. Una X, andiamo verso la X. Ciao X. Beh, non posso andare avanti. Che vuoi? Chi è? Oh, spettacolo. Fino a qua, non mi sembra. Ah, ho capito come funziona. Click. I hate you. Cioè, io ti odio, capirei. Già cominciamo con qualcuno che ci vuole bene. Qua non c'è niente. Buono, meno male così. Ottimo. Un'altra porticina. Grazie. Questo? Un'altra porticina, grazie. Andiamo. Niente. X a vuoto. X a vuoto. Una botola segreta. E cazzo, un cadavere. Andiamo subito nella botola segreta. Andiamo. Tanto non abbiamo niente da perdere. Si vede niente. Non c'è più nessuna X. Ah, ecco, sì. Grazie, un'altra porticina. Oh! Mortacci. Aspetta. Un'altra X. No, 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 l'impiccato, regà. Questo non è il gioco di impiccato. Qua vado a finisce di mezzo io. Salta. Un'altra porta. Quindi non vedo niente, raga. Ci si potrà andare con un salto. Sì. No, regà. Oddio che musica. Perché ha aumentato così? So io. Oh! È il pavimento! Ma quello ero io! I can take! Cavolo! Oddio, quella che esce dalla televisione! No, raga, non mi piace per niente. Chi è che sospira? Chi è che sospira? So io? No, raga, io me ne voglio andare da qua subito proprio. Io spengo tutto, eh. Oddio, sta X non arriva mai. Porca puttana! Oddio! Oddio! Oddio, che brutto! Oddio! Dove sono? Non lo so, ma ti giuro io mi sono cagato sotto. Mi sono proprio. Che brutto, regà. Non c'è una lira dentro al cellulare. È meglio che tu ti muova, si sta facendo buio. Ecco, bravo, vedo che hai capito proprio bene. Oddio, che brutta cosa, regà! Sono saltato come un pinguino! Armato di coltello, capitolo 1. Perduto in città. Lost in a city. Bene. Questo è confortante. Sicuramente è confortante. No, raga, io sono saltato pesantemente. E alcuni oggetti possono essere combinati per creare delle armi e viceversa. Tieni premuto Shift per sprintare. E la barra blu è la tua stamina. Ok. Facendo lo sprint la tua stamina scenderà velocemente. Trova un codice per il padlock. Premere B per vedere i tuoi obiettivi correnti. Trova un codice per il padlock. Padlock che sarà? Non lo so. È una. Oh. Ah, si possono aprire porte. Ottimo così. Ok.
Sì. È chiusa. Non si vuole aprire. Non so che c'è scritto. Qua? Allora, lo scarto. Preparati, eh. Oh! Oh! Vai, vedi che sarto, niente. C'è un genio che ha fatto sta mod qua, raga. Sta Total Conversion. Nebbia. E il tuo telefono può essere usato come sorgente di luce per andare nelle zone buie. Premi mouse 1 per attivare la luce. Il cellulare non richiede batterie? Se il tuo holster... Vabbè, non ho capito niente là. Ah, vedi, posso pure cambiare l'impugnatura? Proprio da assassino. Vabbè. Preferisco l'impugnatura normale. Ok, raga. Sto da solo, non c'è un cane. E vado in giro con un coltello. E questo per me è ancora un sogno, raga. Non è normale. Non credo sia normale. Assolutamente. Oh, che è sto rumore qua? Allora, qui è buio, ci rimani te al buio. Io non ci rimango. Me ne vado proprio. Armato da un coltello poi, tra l'altro. Cioè, proprio. Oddio, la campana. Oddio, la campana. No, 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 no. Io e le campane non abbiamo un buon rapporto. Questa è una campana. Perché il suono della campana si fa sempre più minaccioso? Che è? Che è questo? Via. Gillian David. Gillian David. Ok, so io? Non lo so. Archiviato Gillian David. Bene. Tutto a posto. Prendiamo la bici, andiamo via. Non hai bisogno di questa adesso. Grazie. Excelsior. È l'hotel? Bene. Una zucca di Halloween molto a tema. Prendi, via zucca di Halloween. Apriamo. Oddio, se può aprire questa. Ok, barman. Un bicchiere di birra. Un vasetto di fiori. Oh. Se no, non mi ricordo. Gillian David Excelsior. E te pareva? Aspetta, non mi ricordo. Mobile phone. Dual wheel drop combine. No, aspetta. Note. Gilland David. Allora, aspetta. Gilland David e Excelsior. Oh, era giusto. E questo qua è il secondo, allora che ho sbagliato. Excelsior. Excelsior e Gilland. Ah, con lo spazio forse. Bella mandra. Se era così. Allora, Gilland David Excelsior. Au. Allora. No. Ma non è giusto. Dai, su, è così. Gilland David Excelsior. Niente, sei stupido, Mandra. Ammettilo anche tu a te stesso, che non ce la fai. Forse con la L, Excelsior. Ma no, ma non è bruttissimo così. Non suona proprio bene, raga. Gilland David. È brutto. Allora, Excel Gilland David. Oh, raga, aspettate un attimo, io torno subito, eh. Amici, rieccoci qui tornati. Scusate, ma
Credo che quello che è successo prima sia un bug. Ho letto su internet che potrebbe essere un bug, quindi proviamo queste password, nuove password. Devo ricominciare perché non ho capito come si salva, se si salva in automatico. Comunque, queste sono le nuove password. June Summer e Confused User. Allora, proviamo. Confused User e Jane Summer. Bene, ragazzi, ve l'ho detto che sono il numero uno, no? Jane Summer. Jane Summer e Confused User. Oh, Jane Summer e Confused User. Niente, raga, Confused. Che odio. Confuse user e Jane Summer. Ah, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Jill 2375 David. Che devo fare? Ah, 2375 è la password, quella che ci serviva a noi, immagino. Ok, ce ne possiamo andare. Oddio, c'era qualcuno là. Oddio, ho visto qualcuno dalla finestra. Porta aperta. Qualcuno era entrato. Oddio, 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 oddio,
prego, pensa a qualcosa di bello, di bello, di bello, di bello, proprio un bello sfondo, qualcosa di... Questa era... sì, questa... Dio, scusate, raga, mi sto impanicando. Allora, sì, riprendi il controllo di te. Fai il serio. Ok. Allontana dallo schermo, che così se succede qualcosa non ti spaventi troppo, forse. Oddio, io lo sapevo che doveva succedere. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Oh, che è? Ebicide prima? Questo è sangue, non c'era prima, eh. Sono delle cose che non c'erano scritte prima. Vattene. Poi sono armato pure solo de coltello. Ma che ci faccio io del coltellino svizzero qua? Mi sono scordato la password, regà. Te prego, fai che sei rimasta qua. Grazie, meno male. Raga, me l'ero scordata di brutto. La musica? È andata via. Non mi piace. Era... No, forse è meglio senza musica. Sì, decisamente è meglio senza musica. 2, 3, 7, 5. Che c'è scritto qua? Help me. No. Oddio, ma questa è la porta che ho scoperto adesso. Ecco che è il padlock. 2, 3, 7, 2. 2, 3, 7, 5. Bravo. E adesso entriamo. Bello, sempre più nero, eh? Tu puoi mettere 3 item nel tuo quick slot. Ok. Se tu premi uno, verrai equipaggiato dalla tua arma. Ok, benissimo. Tanto c'ho solo un coltello. Più è facile e veloce equipaggiare la tua arma e più di prima ti puoi salvare la tua vita. Ah, perché siamo a rischio di morire? No. Entriamo qua. Non si vuole aprire. Scusate, raga, ma io cerco di mantenermi lontano dal monitor perché mi sto cagando sotto. Cioè io ve lo dico. Oh! 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 No, eh! Chiuditi. Cioè, no, apriti. No! Un messaggio, raga, un messaggio. Guarda la tua destra. No, non lo fa! Lascia perdere! Non ti gira! Non lo fa, 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 no! No! Chi è che ride? Ma che c'ho là? C'ho un'iconcina della mail lì. Vabbè, non me ne frega niente. Tu puoi salvare il tuo gioco in ogni locazione con un mangianastri. Puoi salvare 5 salvataggi diversi. Ok, va bene.
In Nightmare Mode, non lo so, premi 2 per fare un... Ok. In questo caso ha un piccolo danno ai tuoi nemici. Immediatamente vicino. Vuol dire, cioè, tu mi stai a preparare a dove ammazzare qualcuno. Perché sennò non mi dici tutte queste cose. Ma so io che apro? No! Oddio, è qualcun altro! È questo sangue sul pavimento, sì. Come cazzo c'è venuto qua? C'è arrivato qua? Oddio, un martello, un coso. Attento. Dietro. Oh, mortacci tua! Ammazzalo! Ammazzalo! Ma che è sto coso? Che schifo! Vattene, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego! Mortacci tua! Ma chi fa chiamare tu e non chiami nessuno? E chiede pure le spalle, dai! Chiede pure le spalle! Ti metti davanti al muro, chiede pure le spalle! Ma tu sei matto! No signal! Mortacci mia! Ragazzi! Mamma mia! Ok. Qui abbiamo un corridoio, un altro corridoio, la musica non cenna più di smetterla. Qui che c'abbiamo? Una porta che non si vuole aprire. E qua, che è? Ah, mangianastri, quello che ci abbiamo detto prima. Ok, ragazzi, save in progress. Io direi che per il primo video la possiamo chiudere anche qui. E non so se sarà il primo o ultimo video di questa Total Conversion, perché scusate se urlo, ma ecco, abbasso il volume. Perché insomma, ragazzi, ora capisco perché prima in classifica ovunque. Le mie coronarie sono partite. E niente, raga. Allora, se come sempre, se il video vi è piaciuto, pollicino in su, commentate, iscrivetevi, condividete il video, condividete il canale. E che altro dire? Alla prossima, raga. Ciao!